Ciao a tutti, oggi prepareremo le penne alla vodka. Il tempo di preparazione della ricetta è di 45 minuti circa. Gli ingredienti sono pasta tipo penne, cipolla o scalogno, pancetta affumicata, vodka, salsa di pomodoro, panna da cucina, olio extravergine di oliva, sale, pepe, prezzemolo e peperoncino che è facoltativo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale la cipolla o lo scalogno e lo facciamo tritare per 7 secondi a velocità 7. Riuniamo sul fondo del boccale la cipolla o lo scalogno. Aggiungiamo l'olio e facciamo insaporire per 3 minuti a 120 gradi, velocità 3. Riuniamo un po' sul fondo del boccale, aggiungiamo la pancetta e facciamo cuocere per 3 minuti 120 gradi con l'antiorario a velocità 1. Dal forno del coperchio aggiungiamo la vodka e la facciamo sfumare per 2 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità 1 senza il misurino. Adesso aggiungeremo la salsa di pomodoro il sale e il pepe. Chiudiamo con il coperchio e il misurino e azioniamo il bimby per 20 minuti a 100 gradi con l'antiorario a velocità 1. Nel frattempo portiamo a bollore una pentola con dell'acqua per far cuocere le pennette. Aggiungiamo la panna. Proseguiamo la cottura per 2 minuti a 100 gradi con l'antiorario velocità 1. Il sugo è pronto, anche la pasta è cotta. Andiamo a condire la pasta. Penne alla vodka. Grazie e alla prossima ricetta!